La difficoltà nel gestire un atleta di ultra endurance, quindi l'alimentazione e l'integrazione che necessitano per supportare la sua attività, sono dovuti al fatto che noi abbiamo una capacità gastrica che riesce ad arrivare a 60 grammi, in particolare di carboidrati ora, o in miscele fino a 120 grammi ora, ma il suo consumo molto spesso superiore. Quindi necessariamente in ultra endurance si assiste a un processo di tipo catabolico. E quindi è particolarmente importante laddove comunque ci sarà un deficit, ovviamente di colmarlo il più possibile con un'integrazione pre, quindi è importante che l'atleta arrivi nutrito ed idratato alla competizione, con un'integrazione durante in termini essenzialmente di maltodestrina in un ultra endurance e ovviamente di sali, soprattutto di sodio, perché la sudorazione è un fattore importante e impattante, e poi ovviamente con un recupero. Il dato significativo è, ancor più che l'integrazione alimentare, sicuramente l'integrazione di tipo idrico, perché un atleta tende per lo stimolo ipotalamico, che spesso nella fatica è rallentato, a non sentire la sensazione di sete. Quindi, banalmente, è importante che un atleta, mediamente nei lunghi, sappia qual è il suo calo-peso e possa gestire in questo modo l'intake idrico che deve andare a supplire proprio quel calo-peso, in modo da stabilire un'integrazione media di acqua ora, così da gestire il più possibile una fatica che comunque creerà un catabolismo sia muscolare che idrico.